Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi ho deciso di fare un Ask Iri improvvisato e ho deciso di farlo in base alle domande che mi avete fatto voi o che mi hanno fatto gente anonima su Tellonym. Se non mi seguite su Tellonym mi chiamo Notterin come su tutti i social e direi di iniziare perché alcune di queste domande sono abbastanza anche personali. E sì, però prima fatemi cambiare location. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ah, comunque, per chi ancora non l'avesse capito, mi trovo a Ischia in questo momento. Se non sapete comunque tutta la situazione, tutta la casa, eccetera, trovate nella playlist di Ischia Vlogs tutti i video che ho portato da qui. Quest'anno probabilmente non uscirà il video di vlog da Ischia perché comunque le cose che faccio sono sempre le stesse, dopo un po' secondo me viene a noia. Però comunque sfrutto la location per fare altri video tipo questo qua che sto registrando adesso. Ovviamente mi scuso se la luce non è delle migliori, ma sto usando le luci che appunto ci sono, che sono luci gialle che come sapete io odio profondamente dal cuore proprio. E niente, adesso mi sposto comunque all'esterno e finiamo di girare il video all'esterno, anche se probabilmente farete fatica a sentirmi per via di tutti i motorini, macchine eccetera che passano di continuo. Ed eccoci qua all'esterno. Allora, per rispondere alle domande ho fatto degli screen che ho poi inviato su questo telefono, che è il telefono di mio padre, nonché mio ex telefono. Cercherò di far uscire un audio quanto più pulito possibile, ma ovviamente capite che è impossibile essendo all'aria aperta e non avendo microfoni esterni, quindi incrociamo le dita. E ovviamente a queste domande ho già risposto nelle mie stories di Instagram e sull'app di Tellonym, quindi se non mi seguite, seguitemi sia su Tellonym, che trovate tutto nella descrizione, e anche su Instagram, che trovate sempre in descrizione, o comunque basterà cercare @notirene come il nome del canale. Quindi vado a recuperare un attimo le domande e gli screen che mi sono mandata automaticamente perché sono troppo intelligente e direi che possiamo partire. Saranno fatti in ordine casuale perché non li ho messi in ordine di uscita, quindi magari qualcuno potrebbe essere 4 giorni fa, altri 5, altri 3, eccetera eccetera. La prima domanda è: ultimo messaggio scritto a chi? Allora, il messaggio l'ho scritto alla mia best friend, che avete anche visto in qualche vlog da Napoli. Se non l'avete visti, appunto, andate a vedere la playlist Avventure Napoletane. E non vi dico che cosa io ho scritto perché sono cose private. Seconda domanda: vorresti passare più tempo con i tuoi amici? Veramente, ovviamente mi manca fare cazzate tutti i giorni con loro a scuola, però comunque avremo sicuramente tanti altri modi per vederci. A settembre ovviamente non sarà lo stesso senza la scuola e senza di loro. Terza domanda: cosa ne pensi di Instagram? Credo che Instagram sia un ottimo social network e se sfruttato bene può diventare davvero un ottimo metodo per fare delle belle cose. Quarta domanda: ci sono delle domande che ti innervosiscono? Di solito no, ovviamente dipende dal tipo di domanda. Se sono delle domande proprio personali, di cose private che non condivido nemmeno su YouTube, ovviamente non rispondo e basta. Quindi sì, comunque un po' mi innervosiscono. Altra domanda, da ora in poi non le conterò più perché altrimenti perdo il conto. Se potessi avere gratis tutto quello che vuoi da un negozio, quale sceglieresti? Sicuramente o un Euronics o un MediaWorld, perché potrei avere praticamente tutta la tecnologia del mondo. Altra domanda, cosa farai ora finite le superiori? Allora, a settembre inizierò l'università, come già avevo accennato in uno dei precedenti video, poi ci farò un video a proposito direttamente a settembre. E nel frattempo porterò avanti YouTube e il progetto di Around Naples, che se non conoscete cos'è, insomma, vi consiglio di seguirmi su Instagram e di seguirmi anche su Facebook perché lì spiego tutto e quindi potete essere aggiornati, ma presto arriverà anche un video qua su YouTube. Sempre se Antonio mi manda le clip. Ciao Antonio. Sì, che una conversazione sia migliore quando si parla di te o quando si parla di altri? Ovviamente quando si parla di me, perché sono troppo interessante. Comunque, scherzo a parte, credo che una conversazione sia davvero interessante quando si parla di un argomento che possa coinvolgere tutte le persone che fanno parte di quella conversazione. Ad esempio, scendo con un gruppo di amici, a quel gruppo di amici interessa il calcio, a me interessa il calcio, quindi parliamo di calcio. Però se scendo con quel gruppo di amici e a tre di loro interessa il calcio e a tutti il resto del gruppo, compresa me, magari non interessa, ovviamente non reputo la conversazione interessante. Poi ovviamente dipende dagli interlocutori. È una risposta che varia molto da persona a persona. Hai visto il film Titanic? È ovvio che ho visto Titanic, era il mio film preferito quando ero più piccola. Cosa ti piace di te? La cosa che più preferisco di me è il menefreghismo, che ho sviluppato in una maniera incredibile e che mi permette di fare praticamente quello che voglio, quando voglio.
Che ne pensi di Kim Kardashian? Sinceramente non seguo personaggi famosi e le loro vite da multimiliardari mai contenti mi trasmettono solo rabbia. Sei una persona rancorosa? No, semplicemente se mi fai qualcosa ti schifo e non ti parlo più. Che cosa hai in tasca? Di solito ho il telefono, ma siccome lo sto usando per registrare in questo momento, nulla. Che cellulare usi? Uso un Huawei P20 Lite. Quale animale selvaggio ti piacerebbe tenere in casa? Sicuramente un panda, ragazzi, cioè i panda sono così carini. Scrivi una cosa bella di te. Sinceramente è difficile scegliere una cosa bella di me perché una cosa che per me potrebbe essere un pregio, per qualcun altro potrebbe essere un difetto e quindi ognuno ha la propria opinione. Altra domanda, hai mai incontrato qualcuno di famoso? Sì, soprattutto qua a Ischia. Che fai domani? Quello che praticamente farò tutta la settimana, ovvero la mattina mare e la sera usciamo.